Buonasera a tutti gli amici del web, gli amici di Facebook, gli amici con cui condivido da sempre immagini, eventi, storie, un po' la mia vita, quella che mi accompagna lungo i sentieri dell'arte, diciamo questo, dal Vittoriano di Roma al Leone d'Oro, agli eventi fuori porta. Penso di aver attraversato diverse fasi della mia vita artistica. E di essere arrivato e approdato, diciamo, negli ultimi tempi in un filone che devo dire abbastanza inconsueto. Diciamo, le mie prime cose erano sculture in legno. Allora mi accompagnavo con l'amico Mazzè, un grande artista scomparso, bravissimo nell'intaglio del legno, che mi diede le prime nozioni, parliamo ormai di 40 anni fa, insomma, qualcosa di questo tipo. E da allora la passione per la scultura, per la manipolazione delle cose, eccetera, mi ha portato a sperimentare tanti diversi tipi di arte, fino alla pittura e altro. Però devo dire che questo ultimo periodo mi sono affascinato dalla ricerca e dalla realizzazione di personaggi nella storia. La prima personaggio che mi ha così preso e mi ha catapultato, insomma, in questo mondo è Padre Francesco, Papa, il nostro Papa, che come vedete è una figura classica. In questo Papa ho cercato di rapportare le sue sembianze, mentre in altre opere cerco di dettagliarne altri aspetti. Perché ho voluto fare questo? Perché il Papa è un personaggio asettico, cioè un personaggio che rappresenta tutti, quindi non è né nero né bianco né rosso. Un personaggio è una persona che oggi insomma, è la persona più amata in assoluto nel pianeta. Ecco, il mio Papa è realizzato in creta e resina, una tecnica a dire il vero, perché per quanto mi riguarda uso solo io attualmente, poi non so se altri artisti facciano lo stesso, però per quanto ho avuto modo di vedere è una mia tecnica che ho così potuto creare da tempo. Dal Papa naturalmente non potevo esimermi dal passare all'amico di tutti, al santo prediletto, insomma, che è Padre Pio, che è al fianco, e poi naturalmente a Gesù. Ecco, dalla figura del Cristo, che ormai ha quasi 40 anni, e questa è una delle prime sculture che feci e che ancora, insomma, ricorda le prime fasi diciamo, dell'iniziazione, della mia voglia di fare scultura, poi negli ultimi tempi appunto siamo passati a questo altro tipo di arte. E vogliamo andare su Gandhi. Ecco, Gandhi è l'espressione della persona che nella sua vita ha guardato tutti con un forte sentimento di pace, ha predicato la non violenza e lui è là ora che ci guarda, come a dire: io vi ho lasciato, diciamo, un testimone. È Madre Teresa, che penso che sia tra tutti il pezzo più interessante. Perché dico questo? Perché Madre Teresa, gli ho cercato di dare una sua spiritualità, una sua, diciamo così, sofferenza. Madre Teresa è, secondo me, tra tutti il pezzo che mi rappresenta di più, perché non ho fatto Madre Teresa nelle sue sembianze classiche, ma l'ho idealizzata con il suo velo, con questo volto sofferente, dove appunto sembra che stia ancora presente così nel nostro momento, ci continua a dire le cose che diceva. E poi una parte politica su Trotsky. Quindi su Trotsky, che rappresenta la parte sinistra della storia, e il Duce, la parte destra della storia. Da qua voglio continuare ancora con Mandela, con John Lennon, con personaggi della Sardegna come Maria Carta, come altri personaggi importanti, il nostro Manno. Devo dire che questa la ricerca di personaggi
immensa, quindi tutto quello che in qualche modo mi ispirerà. Un particolare lo voglio dedicare invece a questo piccolo bassorilievo, che invece è molto grande, molto importante. Questa è una crocifissione e qua sono stato premiato perché sono riuscito a portare la crocifissione all'attualità, cioè con un martello da muratore, che è quello che c'è nella mano che sta inchiodando il Cristo, io sto dicendo stiamo inchiodando il Cristo ancora oggi, non un martello di 2000 anni fa, ma una mazzetta dell'era moderna. E concludo con invece col classico, con quello che è il corallo, che è la mia passione da sempre, con questo Cristo che ha un particolare firmato col mio sangue, ma non perché io voglio fare qualcosa di particolare, perché penso che con il sangue tra 20, 30 anni, 40 anni, se questo Cristo verrà trovato, essendo quello il mio sangue, col DNA si potrebbe risalire a me, è un'idea. Beh, l'ho fatto perché mi sembrava anche un particolare. E ancora, per concludere, invece, il Cristo della Sindone, anche questo quasi 40 anni, ho cercato di mettere la figura del Cristo proprio guardando la Sindone e dargli corpo. Ecco, tutto questo è quello che ho potuto spiegare così in poco tempo. Vi invito naturalmente sul mio Facebook Tonino Alfonso, cercando eventualmente su Google o su YouTube, sempre scrivendo Tonino Alfonso. Vi ringrazio per avermi seguito, ascoltato e voglio dire, in qualche modo fatto compagnia in questo momento. Vi ringrazio di cuore. Tonino Alfonso, alla prossima occasione.